Quinta domenica di Quaresima. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo». Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri apostoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te lo concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra».
gli rispose Marta, sorella del morto. Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero, che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro, voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso. Ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Parola del Signore. Miei cari, la quinta domenica di Quaresima è detta anche domenica di Lazzaro, per l'episodio evangelico che la caratterizza, cioè la risurrezione di Lazzaro. Anche le prime due letture però illustrano il tema della risurrezione, tema sul quale fermiamo brevemente la nostra attenzione. Il brano dell'Esodo, uno dei primi cinque libri della Bibbia chiamati Pentateuco, racconta la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto attraverso il passaggio del Mar Rosso. Il passaggio del Mar Rosso è una immagine, un anticipo della Pasqua cristiana, ossia del passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà della grazia, avvenuto attraverso la morte e la risurrezione di Gesù. L'episodio biblico va quindi messo in relazione con il battesimo, sacramento nel quale, attraverso le acque vivificate dallo Spirito Santo, siamo rinati alla libertà dei figli di Dio. Per questo il battesimo è il primo dei 7 sacramenti, perché ci rende partecipi della risurrezione di Gesù, permettendoci di accedere agli altri sacramenti che rendono stabile in noi la vita della grazia. Il Signore Gesù, conoscendo la nostra fragilità di peccatori, ha voluto istituire anche un secondo battesimo, cioè il sacramento della penitenza, che ci permette di risorgere ogni volta che moriamo nel peccato. Il sacramento della penitenza, insieme a quello dell'Eucaristia, sono i sacramenti pasquali. E ciò spiega perché la Chiesa abbia imposto il precetto, valido ancora oggi, di confessarsi una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. La Chiesa però oggi insiste sulla confessione frequente, perché la confessione non solo perdona i peccati, ma aumenta la grazia, rafforza la fede, ci unisce più strettamente a Gesù, diventando un salutare ricostituente spirituale. Pertanto, avvicinandosi la Pasqua, vi ricordo il proverbio, chi ha tempo non aspetti tempo. Vinciamo la pigrizia e approfittiamo della grazia di Dio.
Non sarà certo la colomba o il pranzo pasquale o la gita fuori porta a ricordarci la Pasqua di quest'anno, ma una bella confessione e comunione. Il passaggio del Mar Rosso è stato un fatto prodigioso che Mosè ha potuto compiere sorretto dalla potenza di Dio. È ciò che afferma anche San Paolo nel brano di lettera agli Efesini. Seconda lettura. L'Apostolo si rivolge a Dio come a colui che è ricco di misericordia, titolo che ci richiama anche una grande enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, del 1980. E per ben due volte, nel breve brano citato, San Paolo ricorda che per grazia siete stati salvati mediante la fede e che la salvezza non viene da noi, ma è dono di Dio. Per questo dobbiamo essere sempre grati al Signore per il dono della fede e della salvezza, come ci invita a fare ogni giorno la bella preghiera che abbiamo imparato da bambini, il Via d'Oro. Vi adoro, mio Dio, vi amo con tutto il cuore, vi ringrazio d'avermi creato e fatto cristiano. Tutto quello che siamo e abbiamo come uomini e come cristiani, tutto è dono di Dio. Sull'episodio evangelico della risurrezione di Lazzaro intendo fare tre semplici sottolineature. La prima: la risurrezione di Lazzaro, come le altre due risurrezioni di cui parla il Vangelo, il figlio della vedova di Naim e la figlia di Gairo, il capo della sinagoga, sono state semplicemente delle manifestazioni della bontà e della onnipotenza di Gesù. Ma dopo, quelle persone risuscitate da Gesù sono morte di nuovo. La risurrezione di Gesù invece è tutt'altra cosa, perché quando è risorto è rimasto vivo per sempre e la nostra risurrezione sarà come la sua. Il modo in cui avverrà concretamente la nostra risurrezione rimane un mistero, di cui però abbiamo la certezza. È certo che anche noi avremo un corpo come quello di Gesù, glorioso, spirituale, celeste, dice San Paolo, di cui però non abbiamo ancora esperienza. Spesso si sente dire chissà se ci sarà il paradiso, perché non è mai venuto nessuno a dircelo. Non è vero. Perché è venuta una persona a dirci come si sta nell'aldilà in paradiso ed è Gesù risorto e a noi basta la sua testimonianza. Secondo, la morte di Lazzaro è intesa da Gesù come un sonno. Dice, Lazzaro non è morto, ma dorme. E solo in un secondo tempo Gesù svelerà la realtà. Era serenante per noi considerare la morte come un sonno profondo, che verrà interrotto dal suono delle trombe degli angeli che annunceranno la risurrezione. Il cimitero è il luogo dove riposano i nostri cari e un giorno riposeremo anche noi. Per questo il camposanto viene chiamato cimitero, che significa dormitorio. Quando una persona muore, si addormenta solo il suo corpo, mentre l'anima rimane sveglia e vive con il Signore. Pertanto possiamo sempre comunicare con i nostri cari e invocarli perché intercedano per noi, perché sono vivi in un'altra dimensione diversa da quella terrena. Terzo, la risurrezione di Lazzaro è uno degli episodi evangelici che meglio mostrano l'umanità di Gesù. Gesù è un vero amico della famiglia di Betania, formata da Marta, Maria e Lazzaro. Dice il Vangelo, Gesù allora,
quando vide piangere Maria e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto. Gli dissero, Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come l'amava. Sembra di vedere Gesù con la mano sul volto per nascondere l'emozione e che piange a dirotto. Questo è Gesù, miei cari, vero Dio e vero uomo. Anche noi siamo amici, anzi familiari, anzi figli e fratelli di Gesù. E anche con noi si comporta così. Quando soffriamo, Gesù soffre con noi. Quando piangiamo, Gesù piange con noi. Quando siamo nella gioia, Gesù gioisce con noi. Dobbiamo credere fermamente nella umanità di Gesù, perché è in tutto come noi, tranne che nel peccato. E lo sentiremo più vicino e più partecipe della nostra vita. Conclusione. Domenica 1° maggio, prima domenica di Pasqua e festa della Divina Misericordia, verrà proclamato beato il Papa Giovanni Paolo II. Tutto il mondo attende con ansia e con gioia quel giorno per la stima e l'affetto che nutre verso il grande pontefice. Noi lo ricordiamo oggi sia per prepararci spiritualmente al grande evento, ma anche perché la beatificazione o la canonizzazione di una persona sono la prova più evidente della verità della risurrezione e dell'esistenza del paradiso. Proclamando beato o santo una persona, la Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, dichiara che quella persona ha praticato le virtù cristiane in modo eroico ed è quindi degna di essere imitata. Ma intende soprattutto affermare che la sua anima è risorta e vive con Dio, con Gesù, con Maria e con i santi. Il corpo del beato o del santo rimane ancora un corpo umano, in attesa della risurrezione corporale che avverrà alla fine dei tempi. Ma la sua anima è veramente in paradiso, dove può intercedere per noi. Oggi lo preghiamo perché ci conceda qualche grazia particolare di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto perché ravvivi in noi la certezza della nostra risurrezione e del paradiso, in modo da poter vivere i nostri giorni terreni nella prospettiva della gloria futura.